Oggi insieme prepariamo pipe patate alla calabrese, rigorosamente fritti. I pipi ovviamente sono i peperoni. Per 4 persone andiamo a pelare circa 6 patate medie. Una volta pelate tutte le patate, le andiamo a lavare accuratamente e le mettiamo in una ciotola con acqua fredda. Affettiamo tutte le patate, cercando di dare uno spessore uniforme a ciascuna fetta. Lavate bene tutte le patate affettate in acqua fredda, le andiamo a scolare per bene. Mettiamo a cuocere le patate in una padella antiaderente con abbondante olio di semi di girasole ben caldo. Aggiungiamo uno spicchio d'aglio in camicia. Aggiungiamo anche un po' di sale e andiamo a cuocere per circa 10 minuti. Aggiungiamo anche un po' di origano, così vengono belle saporite. Tanto laviamo e tagliamo a listarelle 2 o 3 peperoni, ideali di colore misto. Scegliete anche quelli gialli che sono più digeribili. Andiamo a mescolare delicatamente le nostre patate in padella. E circa a metà cottura aggiungiamo anche i peperoni tagliati a listarelle. Aggiungendo i peperoni a metà cottura non rischiamo di bruciarli. Mescoliamo ogni tanto in modo da far cuocere in modo uniforme anche i peperoni. Lasciamo cuocere fino a che i peperoni non saranno morbidi e le patate non saranno dorate. Ancora una mescolata e ci siamo quasi. I nostri pipe patate alla calabrese sono pronti. Prima però di portare in tavola, ricordiamoci di togliere l'aglio. Non potete capire la bontà di questo piatto se non lo provate. Davvero delizioso!